Oggi non ho nessuna voglia di correre. Una frase così mai mi sarei immaginato di arrivare a pensarla. Cioè, io che pur di correre guiderei anche un tosaerba? Ebbene, oggi, per la prima volta nella vita, ho pensato questa frase. E non l'ho solo pensata, perché oggi la mia idea era davvero quella di starmene a casa e non venire a correre. Ma perché? Beh, si potrebbe pensare che il motivo sia perché in gara 1, nonostante la mia prudenza, mi hanno sfasciato di nuovo la macchina e fatto 6.000 euro di danni. È vero, mi girano enormemente le palle, ma fa parte del motorsport purtroppo. E poi c'è da dire che in gara 3, partendo ultimo, dovrei riuscire a evitare di fare danni. Ok, allora si potrebbe pensare che non ho voglia perché abbiamo rotto 3 motori in un giorno e quindi sono esaurito. Sì, sono esaurito, ma in realtà non è neanche questo il problema. Perché adesso il motore l'hanno cambiato per la terza volta, dovrebbe funzionare e quindi... boh. Ok, ma allora perché non ho voglia di correre? Il motivo è semplice. In quell'incidente di gara 1 mi hanno rotto tutto il retrotreno. E dato che il team ha dovuto cambiare 3 motori in un giorno, non ha assolutamente avuto il tempo di cambiare anche il retrotreno. Quindi, correre gara 3 significa correre con il posteriore sfasciato. E che cosa comporta questo? Auto instabile, vibrazioni fortissime e soprattutto velocità di punta più bassa degli altri. Che a Monza è un disastro. Se non hai velocità non passi. Fare questa gara quindi significa passare 20 minuti di frustrazione facendo le curve più forti degli altri, ma senza poterle passare. Il problema è che da fuori la gente non lo può capire, e quindi fare l'ennesima figura di merda, che non voglio fare. Quindi siete d'accordo con me che non ha senso correre, giusto? Beh, ci stiamo dimenticando della cosa più importante. Loro. I meccanici. I membri del team GRT. Persone che non si sono mai fermate neanche un secondo. Persone che, nonostante la frustrazione di quello che stava succedendo, hanno lavorato fino allo sfinimento, cambiando per 3 fottute volte lo stesso motore. Persone che hanno iniziato a lavorare venerdì mattina alle 8 e hanno finito di lavorare sabato mattina alle 6. 22 ore di fila senza tregua, un'ora di sonno e di nuovo qui a lavorare per permetterci di correre. Loro avrebbero dovuto pensare oggi col cacchio che vado in autodromo. E allora capite che tutto cambia. Correre diventa non solo una cosa che moralmente devo fare, ma diventa anche una cosa che voglio fare. Voglio farlo per loro, per l'impegno che ci hanno messo, per la dedizione, la passione e il sacrificio che hanno dimostrato. Oggi correrò senza nessuna speranza di poter rimontare. Il mio nome sarà di nuovo scritto in fondo alla classifica, ma me ne sbatto, perché oggi lo faccio per loro. Oggi farò il possibile per portare quell'auto in zona punti. Lo farò per ringraziarli per l'immenso lavoro svolto e per sperare di vedere almeno un sorriso sul loro volto alla fine di questa gara, affinché perlomeno io possa ripagarli di questo enorme sacrificio che hanno fatto per noi. 20 minuti. Diamo il massimo. Davanti a me una distesa infinita di macchine, parto 23esimo, non ultimo perché qualcuno si era ritirato prima di me in gara 1, non vedo il semaforo, non so quando sarà verde, non ho assolutamente l'idea neanche di dove sia il semaforo, dai, boh, partiti, ovviamente, sono partito leggermente in ritardo rispetto agli altri, vediamo adesso cosa, oh, cos'era quella fumata, era filler o era qualche gomma che ha toccato qualcuno, non lo so, comunque guardate qua la differenza di motore sul dritto, è veramente devastante, ovviamente questo è frutto del danno che ho al posteriore. Arriviamo alla prima curva, piano, lenti, delicato, tranquilli, ecco qua, piano, bella lì, bravo Nasca, non fare danni, stai lontano da tutti, bomba, bella lì, siamo usciti, qualcuno ha tagliato la variante, quindi ho guadagnato anche una posizione e adesso guardate la differenza di velocità che c'è sul dritto, è incredibile, io sono a gas pieno e non c'è tanto che possa fare, non proprio... Non posso fare altro che non schiacciare completamente l'acceleratore. Qualcuno dietro sta cercando di arrivare a passarmi qua alla staccata della roccia, quindi freno tutto interno, ma... La differenza sul dritto è veramente... scioccante. Allora, già i francesi hanno qualcosa in più rispetto a noi e non sappiamo perché. In più, col danno che ho, è veramente ancora tanto più difficile. Vabbè, dai, passami pure te. Che devo dire? Andiamo avanti. Qualcosa accadrà. Vediamo
diciamo che nel guidato ho sicuramente qualcosa di più, ma poi arriviamo adesso sul rettilineo, sono completamente in scie. Oh, raga, io faccio quello che posso. Il problema è che adesso le auto dietro sono vicino a me, non le vedo bene dagli specchietti. A sinistra, ah, c'è una macchina di costa ovest, un'auto azzurra che cerca di prendere l'interno. Arriviamo adesso alla staccata della Ascari. Non ho chiuso la porta perché si è infilato abbastanza dopo di me. Resisto all'esterno senza fare danni, ma mamma mia come ho fatto la Ascari. Oh mio Dio, non siamo neanche alla fine del primo giro e guardate qua. Arriviamo adesso al rettilineo che porta alla staccata della parabolica. Dove sei? Dove sei? Ti lascio tutto l'esterno. Io me ne sto tutto all'interno. La differenza è ovviamente sconcertante. Arriviamo adesso alla staccata della parabolica. Dove freni? Dove freni? Oh, così vai lungo, così vai lungo. E teniamo la posizione. Ok, l'unica cosa che posso davvero fare è difendermi in maniera chiara. Cioè, qualcuno mi raggiunge? Mi metto tutto all'interno, resto lì e vediamo che succede. Se l'altro esagera in staccata, come in questo caso, resisto e se no, pace. E qui finisce fuori pista invece Monforte, evidentemente qualche danno di troppo, ha perso il posteriore, ricordiamo. In soli tre rettilinei ho perso tantissimo, qualcosa come 2-3 secondi, ma adesso arriviamo alla parte guidata. Adesso, oh, oh, cosa succede? Sono esplosi tutti là davanti. Non vedo niente, non vedo, oh, oh, c'è una macchina in testa coda. Devo tagliare la variante, ok. Ma che cacchio è successo? Sono esplosi tutti. Non vedo più l'auto verde. Dovrei ridarle la posizione perché l'ho passata tagliando la chicane, ma non la vedo più. Non capisco se si è fermata per un problema. Penso di sì. Vabbè, comunque assurdo. Senza far nulla ho guadagnato tre posizioni, quindi bomba. E anche un altro lungo, visto una vettura finire fuori alla Ascari. Cioè, i piloti un po' più esperti del GT Drive. I tempi sono scandalosamente alti. Cerchiamo adesso di forzare un po'. Oh, che mega bloccaggio, mamma mia. Come non detto, ho appena pensato, adesso proviamo a forzare un po', boom, mega bloccaggio. Meno male che ste gomme sono di pietra e non le distruggi mai. Mamma mia, avessi fatto un bloccaggio così con l'Euro NASCAR, avrei finito qua la gara. Invece con la midget neanche lo senti. Bello, questa è davvero una delle cose che apprezzo tanto di queste macchine, il fatto che con queste gomme puoi fare quello che vuoi. In ogni caso provo a spostare un po' indietro il bilanciamento e la frenata. Perché l'avete visto anche voi, appena ho provato a forzare un attimo, bloccatissimo. È difficile spingere con la macchina così, è difficile. Però non si molla. Arriviamo adesso alla Lesmo 2, cerco di entrare il più forte possibile. Guardate che differenza, guardate quanto ho guadagnato solo in una curva. Sono uscito veramente a cannone, ma adesso tutta quella velocità in più che ho preso uscendo la perderò qua sul dritto, però sfrutto ancora un po' l'abbrivio. Sfrutto la scia per affiancare safety car. Ok, grande notizia, o cattiva, dipende da come la vedete. Perché il gruppo si ricompatta e posso guadagnare più posizioni. Sì, ma allo stesso tempo ho più rischio di essere cannonato. Il che... spero che non accada. Vi prego. Ci siamo pronti per la ripartenza dalla 6. Che cavolo, c'è una macchina che è finita nell'erba. Ma com'è possibile? Ma perché? Dai, via, via. Sono partiti. Giù tutto. E sono partito un po' in ritardo, ma confuso con la macchina nell'erba. Non capivo se fossimo ancora sotto safety oppure no, perché ho visto una macchina fuori, ho visto i cartelli safety e ho detto, ma oddio, si riparte oppure no? Perché ovviamente la safety non la vedo neanche per il cavolo, è così lontana che boh. Comunque guardate qua, guardate che bella scia che ho. È così lungo questo rettilineo che un po' la scia si sente. Ma la macchina, no, devo alzare. Raga, la macchina vibra in una maniera scandalosa, come se stesse per esplodere. Io ho paura a tenere aperto così perché, cioè, non so che... Wow, c'è uno che è finito largo, bello! E guadagniamo un'altra posizione. Wow, raga, è incredibile, sto guadagnando posizioni su posizioni senza fare nulla. Pazzesco. Comunque quello che stavo dicendo è che lì che ho preso quella mega scia, quindi la macchina è riuscita ad andare su di velocità. Madonna, ha iniziato a vibrare talmente tanto che io ho preferito alzare, perché realmente la paura che esploda in mille pezzi è tanta.
Chiaramente quando sono da solo tengo completamente aperto e tanto la macchina non va, ma quando prendi queste mega scie, minchia quando inizia a verbale. Comunque guardate qua, guardate nella parte guidata, guardate che roba, guardate l'Esmo 1 già quanto guadagnato. Adesso stacco qualche metro più avanti, affronto bene l'Esmo 2, guardate quanto ho guadagnato. Chiaramente la macchina che ho davanti è quella del GT Drive, quindi adesso sul dritto manco per il cavolo riuscirò a passare. Guardate qua, sono in piena scia, esco dalla scia, niente, macchina ferma, bloccata completamente. Anzi, no, non tento neanche la staccata, perché qua se no rischiamo di farci male. Arriviamo adesso in Ascari, vediamo un po' che cosa succede, perché il gruppo è abbastanza sgranato ma non troppo, quindi posso sfruttare almeno questa scia. Esco adesso dall'Ascari, non ho voluto forzarla tanto perché è inutile andare qua a tentare un sorpasso, e gli prendo la scia. Arriviamo adesso a mettere la sesta, guardate che roba, non mi avvicino neanche, la macchina inizia a vibrare, sentite qua. No raga, vibrazione sconvolgente, alzo il piede, non voglio far esplodere la macchina, occhio, occhio, è andato lungo, ha sbagliato la parabolica e guadagniamo una posizione. Tra l'altro ha completamente alzato, ma ha spaccato? Ma sta rientrando, non capisco se sta rientrando nel box, comunque l'ho visto perdere tanto tempo. Va bene così, va bene così, 6 minuti e 49 alla fine e non lo so, non so che cosa fare. Avete visto, sto facendo un miliardo di sorpassi senza passarne neanche uno. Anzi no, questo è stato il primo vero... Oddio! L'avete visto? Mamma mia, quel pezzo di macchina ai 200 all'ora non l'ho assolutamente visto. L'ho preso con l'anteriore, per fortuna non ho fatto danni grossi. Ora, dicevo, davanti a me c'è il Papa Russo. Allora, già non voglio fare danni, figuriamoci col mio compagno di squadra. Ecco, l'ultima cosa che vorrei è una bella frittata di GRT. No, grazie, quindi calmi. Oh mio Dio, che gruppo c'è lì davanti. Oh mio Dio, questa cosa mi fa molta paura, mi fa molta paura. Arriviamo adesso alla staccata della roccia. C'ho tre auto davanti, vedo Messina. Oddio, la macchina rossa è Messina. Oh, sono esplosi. Non ci credo, mentre passavo alla variante sono esplosi lì davanti. No, quello era Messina. No, no, no. Con la macchina rossa, mio compagno di squadra di GRT. Mi spiace per lui, che sfiga per il team. E in ogni caso questo può voler dire solo una cosa: safety car. Ok, siamo sotto safety car, stiamo accelerando tanto per andare a prendere i primi, che comunque stanno tirando tanto, nonostante... Oddio, ma questo c'ha tutto il c'ha il cofano tutto spinnato, mamma mia. Mi sa che sta reiterando. E ho guadagnato un'altra posizione. Ok, bella lì. Dicevo che qua stanno tutti tirando come dei pazzi, però sotto safety si dovrebbe andare un pochino più piano, raga. Vabbè, raggiungeranno adesso la safety, ci accoderemo tutti. E vuoi dirmi che si ripartirà per un ultimo giro di fuoco? Ebbene sì, si riparte per l'ultimo giro di fuoco totale. Lì davanti sono partiti un milione di anni prima, ci hanno completamente fregati tutti. Guardate che roba, io ho perso l'attimo, lì davanti hanno tutti perso l'attimo. E che palle, che sfiga, proprio adesso, proprio quando mancano 26 secondi e sta per iniziare l'ultimo giro, proprio adesso devo perdermi il trenino. Ma vediamo cosa succede, se lì davanti Papa Russo e l'altra macchina di cui non ho capito chi sia il pilota, perché non vedo il numero da qua, si ostacolano, potrei guadagnare qualche altra posizione. Non è detta l'ultima. Oh, c'è una macchina che è andata lunga in prima variante. Deve fare tutto il serpentone, tutto il bisciolone. Dai, 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 che guadagno un'altra posizione. Vai così, vai così. Adesso arriviamo nel guidato. Vediamo se riesco ad avvicinarmi al mio compagno di squadra Papa Russo, lì davanti a me. Non ho assolutamente idea in che posizione sono. Ne ho guadagnate tantissime senza fare nulla. E adesso inizia il secondo settore dell'ultimo giro di questa gara. Stacco un po' prima per cercare di impostarla meglio, per cercare di uscire forte. Papa Russo è entrato un po' troppo forte e ha perso in uscita. Guardate qua e mi avvicino. E sento anche un po' la scia in questo breve rettilineo. Arriviamo adesso alla Lesbo 1. Falla correre tanto, giù tutto, sfrutta tutto il cordolo in uscita. L'ha fatta bene anche lui questa volta. Arriviamo adesso alla Lesbo 2, dove ho qualcosa in più degli altri. Giù tutto, prima del punto di corda. Dai, dammi questa scia, dammi questa scia, che posso giocarmi un'altra posizione all'ultimo giro. Ah, qua sarà impossibile quasi andare a prenderlo. Già lui oggi ha problemi di motore. Anche loro stanno andando piano di motore. Ma guardate che roba, neanche contro di lui che ha problemi di motore riesco ad avvicinarmi in scia. E allora mi tiro fuori per fargli paura. Magari sbaglia, magari va lungo. Oh, esploso qualcuno alla Ascari. Raga, occhio, occhio, occhio.
Oh, è rientrato lì davanti, sta perdendo terreno. Papa Russo si è confuso e allora sono uscito a cannone dalla Ascari. Guardate qua, e lo passo, e lo passo, e lo passo così, e lo passo così. No, 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 niente, niente da fare. Mi ero dimenticato che sul dritto siamo fermi. E va bene così. E allora magari sbaglierà la parabolica. Entriamo adesso nell'ultima curva dell'ultimo giro. Oh mio Dio, che casino lì davanti. Oh, cosa sta succedendo? Sono tutti lì, uno dentro l'altro. C'è uno che è andato nell'erba, non ci credo. Non ci credo. Oh, è volato via un pezzo. È volato via un pezzo. Ah! Bandiera a scacchi. Bandiera a scacchi. Pensate se ci fosse stato un altro giro. Comunque, voglio dire solo una cosa. Da 23esimo a decimo, facendo solo due sorpassi. Credo di aver stabilito un nuovo record. Davvero, mai fatto niente del genere. Ma in realtà io oggi non ho fatto nulla, perché i veri eroi della giornata sono stati loro. Un applauso ai meccanici. Bravi meccanici. Bravi. Davvero non avrei mai pensato di poter chiudere in decima posizione. E non è che abbia fatto chissà cosa, Cioè, sono solo stato lontano dai guai. E per fortuna, almeno qua, ho finito la gara senza fare danni. L'amaro in bocca ovviamente resta, perché chissà cosa avrei potuto fare se la macchina fosse stata a posto. Però quest'anno va così, non posso farci nulla. La soddisfazione più grande comunque è stata vedere il team felice, sorridente ed esultare al mio arrivo sul traguardo. E questo mi fa tornare a casa col sorriso, perché almeno loro sono riusciti a dare un senso a questo weekend. E tra l'altro poi ho scoperto con gioia che alcuni di voi sono anche venuti a vedere la gara dal vivo, nonostante corressimo di prima mattina. E quindi, felice di aver corso anche per voi. La prossima gara sarà a Misano, però non parteciperò, in quanto nello stesso giorno c'è il matrimonio di mia sorella. E voi direte, ma scusa, ma non lo sapevi? Sì, lo sapevo già all'inizio della stagione. Però se avessi avuto il budget avrei fatto una follia. Ovvero fare gara 1, prendere l'aereo, andare al matrimonio, ritornare poi di notte con l'aereo e fare gara 3 domenica mattina. Che vi dirò, non costa neanche una follia. Sarebbe costato come due treni di gomme. Però visto come è iniziato il campionato e visto che abbiamo finito tutto, ho lasciato il sedile a Luca Franca, un altro pilota che ha anche lui il canale YouTube, e quindi potrete vedere poi la gara sul suo canale, link in descrizione. Guiderà la mia macchina. A questo punto quindi correrò solo l'ultima gara di Hockenheim. E quindi mi chiedo, riusciremo a fare un risultato decente? E a chiudere il weekend senza danni? Lo scopriremo tra un mese.